Succede sempre. Devo fare una cosa con Raspberry e l'alimentatore non funziona. Ho capito il problema. È evidente. Ecco il problema, qual è? Questo. Ho provato. E questa è l'ennesima Librelec che provo. Ennesimo problema che ci troviamo a dover risolvere. Questo stronzo. Questa non è una buona cosa. E come sempre accade, specialmente su questo canale, devi fare una cosa, se ne sfascia un'altra. Ma vedo che sta scaldando. Eh sì, sta red platando. Spengo. Il compact troione sta scaldando. Eh sì, red plata. Mi sono detto, facciamo delle prove alla Carlona. Quindi ora io gli avvio questa valvola, gliela avvio. Gliela cafuddo, dogu. Cafuddamu. E addumo ancora. Cafuddo e adduma. Questo è il modo di risolvere. Cafuddo e addumo. E vediamo se è red plata. Se è red plata è qualche componente. E abbiamo video. Attenzione. Vittoria. Vittoria socialismo lui. Vittoria socialismo lui. Sta a vedere che era un falso contatto. No, ma vaffanculo allora. Non può essere. E sta funzionando. Ma che cazzo è? Sono contento e chi si contenta gode. E io godo. Godo della vittoria del socialismo lui. E attenzione, lo scopo originale di questo video era di fare una cosa per la quale abbiamo montato un Raspberry con un media system tipo Kodi che si chiama Librelec, che contiene Kodi, ma è un po' più leggero del Kodi normale. E il motivo era appizzarci a questo punto qui con un alligator clip della minchia e ottenere un risultato. E il risultato è questo. Bene, il risultato è che non si vede un cazzo più. Perché? Eccolo. Godo. Socialismo lui, vittoria. Vittoria, socialismo lui. Ora ovviamente sui canali non ho niente perché non ci sono canali, perché sto iniettando del segnale video dal Raspberry al TV. Questo è il riflash della telecamera. Chissà se. Però. Ah, ecco. Con lo zoom mi cambia. Comunque, insomma, avete capito di che cazzo si tratta. Trasformare questo TV in monitor. Ora ci vuole l'audio. Controllando le temperature sul trasformatore di riga, erano alte a gocciolato paraffina. E non è bello. Però cosa è successo? Ho cambiato il compact strons, questo qua col cavo blu col cappello sopra. Ho rimesso quello suo originale, ho dovuto ritarare tutto e si vede molto bene se mettessi a fuoco sta telecamera di merda. E non scalda più e il trasformatore di riga è freddo. Siamo sui 40-45 gradi dalla termocamera, ma ho notato questa cosa, che se io avvicino un cacciavite io non so se questo è normale. Però è affascinante, questo sì. Però è anche spaventoso.
strano perché qua c'è la paraffina. Non dovrebbe isolare la paraffina. È un interessante e divertente effetto. Con il mio dosimetro russo col display che sta crepando. Questo dosimetro è molto sensibile all'elettricità statica. E guardate cosa succede se lo avvicino all'EAT. L'alta tensione, che meraviglia. Nel frattempo lui imperterrito funziona, ho la TV giapponese qui, mi manca solamente l'audio, non riesco a tirar fuori l'audio, non so perché mi sono collegato in parallelo, ma non va, boh, sto sbagliando qualche cazzata sicuramente. 2 ore per cercare di capire perché l'audio non funzionasse, per poi capire che l'audio non usciva dal Raspberry. Il Raspberry ha improvvisamente smesso di tirare fuori l'audio, non si capisce perché, non si sentiva niente anche qui. Io blamo la distribuzione di merda che ha SystemD e pulse audio di merda, quindi ora l'ho riscaricata da zero e rifarò gli stessi passi. Probabilmente abbiamo installato qualcosa di sbagliato. Vabbè, adesso vedo. Ma però, mentre che ci siamo, direi, configuriamo anche, cioè mostriamo questa configurazione. Io sto usando LibreElec versione vecchia, la 10. Perché dalla 11 in poi loro si sono decisi, si sono inventati che siccome non è una user experience soddisfacente con il Raspberry Pi 3 A+, loro non lo supportano più, non per motivi tecnici. Perché funziona, io l'ho usato, funziona. Semplicemente hanno detto, con 512 mega funziona male, smettiamo di supportarlo. Ma siete delle teste di cazzo. Quindi sono dovuto ricorrere a scaricare la versione precedente, che è la 10, e non la 11, non la 10 questa qua, la stable, non parte nemmeno. E quindi installo la 10, l'ho scaricata, l'ho giunzippata, e poi l'ho DData sopra la schedina. Adesso però devo configurarla, perché ho la mia partizione di boot qua, devo andarmi ad editare i vari file, cosa che ora farò accordingly to this how-to that I made to enable the composite video output and analog audio. Praticamente devo fare queste robe qua, esattamente le faccio dal mio computer dentro questa partizione che è media, adesso l'ha montata su media, sbesto, e quel cazzo che è. Devo editare config.txt, distro.config.txt e command.line.txt, cosa che ora farò. Così praticamente quando io prendo questa scheda e la ficco nel Raspberry, lui mi parte col video composito e non con il connettore HDMI. Fatta la configurazione di questo Raspberry che già mi ha rotto il cazzo, ora io gli ficco la schedina qua con una mano e la ficco e accendo, vediamo che cazzo succede, perché adesso lo vedo qua ma attraverso il video composito, che è qui. Ed ecco, infatti io gli ho dato di partire, gli ho tolto il quiet da commandline.txt, così vedo le cose, io vedo. Ora si tratterà di, si sta partizionando, resizing, non si vede nello schermo perché lo schermo è più, questo schermo è stronzo, c'ha questo settaggio dei, non lo so, è stronzo, è uno schermo stronzo. Ora si è riavviato, bene, adesso partirà. Lo scopo è capire se reinstallando da zero ottengo o meno l'audio, perché se non ottengo l'audio vuol dire che il Raspberry è fottuto, si è perso l'audio, pulse audio è merda. Purtroppo c'è pulse audio de merda e c'è SystemD de merda, però ho sentito un tup, ho sentito un rumore nell'altoparlante. E infatti abbiamo l'audio, e lo sapevo io, buttana della... Ho ricollegato tutto, ho acceso la TV, non mi sembra che stia red platando, quindi va bene, anche perché non ho toccato niente, quindi va bene. E attenzione, si è accesa, vediamo se c'è l'audio. Vediamo se c'è funzionamento. Guarda, la tastiera non risponde. A posto siamo.
questa tastiera io sospetto che sia influenzata da campi magnetici, cose, perché quando poi la sposto torna a funzionare. E allora mi siederò di fronte al TV bestemmiando. Ah, eccolo! Però non sento l'audio. Vediamo che cazzo succede. Si sente ma molto piano. È già qualcosa. Però finalmente adesso si sente, anche se molto piano, probabilmente dovrò ancora sistemare qualcosa. Però wow, era ora. Ora, ragionando con Nicola Giampietro del problema audio, scopriamo una cosa, anzi, la scopre lui perché la sa, che questa valvola è una, praticamente una valvola speciale, ha detto, perché questa valvola fa da amplificatore, da preamplificatore audio, ma anche da FM, da traduttore delle FM che gli arriva da qui. Quindi in realtà, se io mi attacco direttamente al potenziometro, la valvola dell'altoparlante si aspetta già una decina di volt picco picco, quindi non posso attaccarmi qua, ed è per questo che mi attacco al cazzo, perché praticamente ho un segnale troppo piccolo e si sente pianissimo. Quindi devo attaccarmi qua, lui dice prova ad attaccarti qua, e quindi ho individuato questo crocicchio di due resistenze e un condensatore che sta qui. Praticamente mi attacco al catodo ed ecco il crocicchio. Queste due resistenze e questo condensatore ceramico, io mi attaccherò lì col condensatore da 47 microfarad e speriamo che funzioni, vediamo un po'. E dopo innumerevoli bestemmie sono riuscito a saldarmi su questi terminali di resistenze ossidati già dal 1965. Erano già ossidati quando hanno installato questa cazzo di televisione. E gli ho messo un quintale di pasta salda e l'ossido finalmente ha permesso al condensatore volante, come vedete, di far presa. E adesso niente, adesso si prova. E niente da fare. C'è del rumore, ma non c'è del suono, perché se stacco qua c'è il rumore del sintonizzatore, però se lo collego nulla, siccome fa delle scariche. E allora io riprendo e vediamo se riesco a beccare da dove cazzo vengono queste scariche, perché non si vede mai. Ho capito due cose, e una è la seguente: questo accade, questo scaldarsi troppo del trasformatore di riga con gli spari di alta tensione che verosimilmente accadono all'interno di esso, e l'abbiamo visualizzato con la termocamera Vevor, che è fantastica per queste cose, trovate il link in descrizione, è veramente fantastica. Allora, succede che se io alzo molto il potenziometro della larghezza di schermo, la wide, se io lo alzo molto, allargo la tensione, ma questo vuol dire che sto mandando più tensione al trasformatore di riga, perché sto creando molta più alta tensione e quindi lo sto stressando molto, e quindi lui scalda molto. Quindi io l'ho ridotta al minimo adesso, l'ho veramente ridotta al minimo, adesso riaccendo e lui è passato da un 70-80 gradi a circa 50, che va bene, 50 gradi va benissimo, misurato con la termocamera Vevor e si vede molto bene. Vediamo quando si degna di accendersi, perché si devono scaldare le valvole, io ho l'allergia e la batteria sta finendo. Ecco, come vedete, si vede veramente bene. Ho abbassato l'alta tensione e quindi secondo me anche quella valvola, il compact strons, quello grosso, scalderà di meno. Come me ne sono accorto? L'effetto corona che fa con il cacciavite adesso non si nota quasi più. Oddio, c'è, ma è molto meno rispetto a prima, perché l'alta tensione è un po' più bassa.
è un po' più bassa e lui lavora meglio, lavora scaldando meno e così. E infatti possiamo osservare l'immagine, comunque è ottima. Io sono sulla CBS News attraverso i Raspberry e cavolo come si vede bene. Cosa sta facendo questo idiota? L'altra cosa che ho capito, anche grazie alle spiegazioni di Nicola, è che questa valvola, lui mi ha spiegato che questa valvola che sta prima dell'audio output, allora l'amplificatore audio output che pilota lui, in ingresso si aspetta una tensione con un'ampiezza di circa 10 volt, quindi per questo io sento l'audio pianissimo, perché vuole un segnale bello robusto. Il segnale bello robusto audio è creato da questa valvola, che non è un preamplificatore, è una valvola stronza, praticamente demodula l'FM, da quello che dice, da questo trasformatore qua, eccetera, e amplifica anche l'audio, ma lo fa in un modo particolare e quindi non ha un modo di iniettare audio. Ho provato a iniettare audio qui, ho provato con una sonda costruita con un puntale di tester e un condensatore in serie, ho provato a iniettare audio in vari punti delle griglie, ma non ne ho ricavato un cazzo, praticamente niente, non amplifica in questo modo. E quindi l'idea di Nicola è: costruisci un preamplificatore con una valvolina, così ti fai questo bel esercizio per imparare le valvole, e quindi adesso io costruirò un amplificatore. Wow! Che è una cosa bellissima, bellissima, che ho sempre voluto fare e che farò. L'idea era di copiare più o meno lo schema di una fonovaligia con una valvola comune tipo la EF80. E quindi adesso io farò qualche ricerca. Nel frattempo, Nicola probabilmente mi manderà uno schemino per usare la EF80. Ci vogliono solamente un pugno di resistenze. Ma una cosa che devo fare adesso è spegnere tutto, perché ho intenzione di sostituire lo zoccolo massacrato che c'è qua dentro. Quindi ora io distruggerò tutto, perché dovrò smontare questo zoccolo e montarne un altro, probabilmente in ceramica, tipo questo, non so, vedremo. Vedremo se riuscirò a fare questa cosa o se sarò costretto a buttare questa televisione, a buttarla via. When they showed the picture like that, I did see a resemblance. Sto barando per ora. Perché prendo l'audio da Raspberry. Però, wow. Donald Trump, the former president, he was sitting just feet away from the first witness to testify yesterday, someone who had been very close to him in the tabloid media world. That's former National Enquirer boss David Pecker, who will be back on the stand to back up. Quanto cazzo si vede bene? 34 gradi, 32 gradi, laddove prima erano 70, 75. 35 gradi rispetto a 75 è una gran cosa, eh? Ora passiamo al prossimo passo, perché voi non avete visto, ma io ho fatto una modifica, ho sostituito lo zoccolo di questa, che è la famosa valvola speciale che fa da discriminatore FM e preamplificatore audio all'interno di se stessa, una pentagrid. Ho cambiato lo zoccolo, così praticamente adesso è bella solida, zoccolo in ceramica, fatto bene. Ma qui faremo una modifica, qui metteremo un preamplificatore audio al posto di questa valvola, adatteremo un altro zoccolo con le resistenze apposite, i componenti appositi per fare un piccolo preamplificatore audio e quindi poterci effettivamente iniettare il segnale audio e evitare di usare questa contrazione di cagata vomitata per ottenere l'orrore. Vorrei mostrarvi, se ci riesco, un piccolo dettaglio su questi potenziometri malnati che spuntano da questa tacca qui, fatti per infilarci un cacciavite, vertical linearity, altezza e larghezza dello schermo, da non toccare mai, perché se lo sparate troppo alto succedono le scariche di prima. E questo scalda troppo. Comunque, dentro c'erano questi cazzi di plastica marcia, vedete, è marcia. E c'è la possibilità di metterci un cacciavitino o una cosa, però sono talmente distrutti, vedete, si sta macellando. Questa è la classica plastica che si degrada, vedete, si spezza. Questi erano ficcati all'interno
di potenziometrini che stanno in questa parte di scheda qui, che non si vede bene perché è questa specie di, c'è una placca di metallo, vedete questa parte di metallo sotto il potenziometro grande, non ci riesco a farvi l'inquadratura, non ci riesco, ecco qua, ecco vedete c'è questa piastra di metallo che regge un piccolo circuito su cui ci sono tre potenziometri fissati su questo circuito lì, lì. All'interno c'erano queste merde che spuntavano a filo qua, queste merde di plastica che sono marce, sono cadute, le ho trovate tutte inficcate sotto il circuito. Allora come facevo, come si può fare per arrivare a questi potenziometri? Ho preso questi cosi di plastica, questi tasselli da muro, li ho sciolti con l'accendino, ho sciolto la punta con l'accendino, l'ho scaldata in modo da farli squagliare, come si suol dire, e poi glieli ho ficcati squagliati, li ho messi lì e loro hanno preso la forma dei due cazzetti del potenziometro, perché aveva due cazzetti che entravano qui, vedete ci sono questi due fori, quindi non era neanche facile andarlo a girare col cacciavite, perché ha due pirli che escono. Io questo scaldato e sciolto, squagliato con l'accendone l'ho squagliato, vi devo mostrare assolutamente l'accendone, perché io uso un accendone, non uso l'accendino, uso l'accendone regalatomi da Grizzly. Scaldando questi con l'accendone, poi li ho ficcati lì, si sono sciolti e raffreddati attorno ai due pirli e ora sono effettivamente fissi e posso regolare tranquillamente, non si staccano e io non li tocco e vaffanculo, sta funzionando tutto bene, qui è freddo e sono contento che tutto sta funzionando. È acceso da un'oretta e mezzo, due ore, emana un tepore piacevole, non ci sono più scariche e penso che anche la valvola che genera la corrente che va al trasformatore di riga adesso sia più tranquilla, ecco, scalda meno. Come immaginavo, non è possibile collegare l'audio sul sistema audio qui del televisore. Come vedete qui ho cambiato lo zoccolo, adesso ho rimosso anche lo schermo della sua valvola originale, perché consultandomi con Nicola, grazie a lui, mi ha disegnato uno schemino per collegare su quello zoccolo un piccolo preamplificatore fatto al volo con una EF80 che abbiamo qua. E praticamente cosa ho fatto? Uno zoccolo per la F80 adattato per entrare in quello dell'altra valvola, la 6 come cazzo si chiama, 6CS6, e seguendo appunto questo schemino. E adesso qua non ci resta che provare mettere la valvola. Controllato 760 volte di non avere fatto minchiate, qui avremo l'ingresso audio. Poi abbiamo il pin 6 schermo a massa qui, su uno dei due piedini dei filamenti, sperando che non faccia troppo rumore, dice Nicola, ma adesso proviamo, vediamo un po' che cazzo succede, perché io adesso qui posso decisamente prendere questo zoccoletto, i piedini, questi qua di rame, li ho fatti con del filo elettrico rigido di una volta che ho recuperato da questa scatola IKEA, come vedete c'è una matassina di filo elettrico, entrano perfettamente, quindi 2, 3, 4, 5, lui dovrebbe andare così, ficchiamo, non è neanche tanto brutto a vedersi come adattatore, c'è plenty of spazio, devo solo attaccare le uscite audio del Raspberry a questo ingresso che abbiamo così creato, per ora volante, e sperare intanto che io non abbia fatto cazzate nei collegamenti e quindi
accendere e vedere bruciare tutto, perché magari ho incrociato tutte le connessioni, perché notoriamente, si sa, sono un coglionazzo. E mi sono persino scritto qui come si guardano i piedini delle valvole da sotto, perché me lo scordo sempre. Da sotto in senso orario, pare, spero di non aver sbagliato. E a questo punto io non posso che accendere, vediamo un po' che cazzo succede, se scoppia qualcosa. Si stanno accendendo, si è accesa anche la nostra valvola, quindi insomma non penso di avere fatto qualche cazzata abissale. E mo il fatto che si accende già vuol dire che ho azzeccato quei due pin. E adesso vediamo cosa accade. Vediamo se questa piccola preamplificazione fatta al volo funziona, sarebbe veramente una magia. È il primo circuito in assoluto che io costruisco con le valvole e mi tremano le mani, mi tremano. Non c'è fumo, il che è una buona cosa. Non vedo immagini per ora. Non vedo niente a schermo, come mai? Non si vede niente. Debugghiamo. Allora succede questa cosa, potrebbe essere una minchiata. Ah, è certo che è una minchiata. Succede che sono un coglione. Non ho attaccato la ventosa. Coglionazzo che non sono altro. Non toccate mai queste ventose. Mai, perché il cinescopio si carica come un condensatore gigantesco, è in effetti un gigantesco condensatore, e la ventosa protegge, ma se toccate lì voi prendete una botta di scossa di 50 miliardi di volt e si può veramente crepare, quindi non toccate mai. Io ho spento, adesso riaccendo, e a questo punto dovremmo avere suono, anzi suono e immagine. L'immagine video c'è. A questo punto alzo il volume, andiamo su NHK, ma già sento i rumori dell'interfaccia, quindi sta andando. A small mercury bottle is found. Wow. You. E non si sente più un cazzo. Che cazzo è? Forse è... sente più una minchia. Debugghiamo, pregustiamo il fumo magico dopo tante prove effettuate con Nicola. Vediamo se qualcosa accade. Per quanto riguarda il volume basso, non si sente più niente. Ah no. Oddio. In the kitchen. Non capisco perché l'audio va e viene. L'audio va e viene. Ovviamente perché mancava l'audio? Perché Raspberry di merda ha dei connettori di merda. Quindi non è un problema del TV, è sempre lui il cazzo di problema. Hello and thanks for tuning in to NHK Newsline and Yoshio Gaswara. We begin with the ongoing conflict in the Gaza Strip. Comunque gran meraviglia, modifiche varie, ha aggiunto un condensatore qui all'adattatore, ha aggiunto anche un condensatore sotto questo compact strons per alzare un po' il guadagno. Tra piedino 8 e massa è stato aggiunto un condensatore da 22 microfarad 400 volt e questo alza un po' il guadagno. Qui invece è stato aggiunto un altro condensatore tra il piedino 2 e non mi ricordo adesso, non me lo ricordo, penso è la massa anche lì, e poi una resistenza forse in più, non mi sto ricordando niente. Comunque rivedrò la discussione fatta con Nicola e a questo punto va bene così, direi che va bene così. Lo lascio acceso un po', vediamo se per caso mi scalda di nuovo il trasformatore di riga, ma non credo. E poi si tratta di tirar fuori i connettori, audio e video, per gli ingressi audio e video.
non so se disconnettere in qualche modo la sezione UHF e VHF, perché compaiono degli artefatti, a volte si vede un po' questa nebbia. Alimento le due griglie in parallelo, pin 8 di una e pin 8 dell'altra. Ora qua come cazzo sono fatto? Dunque, devo vedere quali sono i pin. Solo che stavolta l'ho nascosta da questa cagata qua, vomitata. Ora io qua sotto, affanculo la sonda del tester. Qua sotto ho... Ah, ecco i pin, perfetto. Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dov'è il catodo qua? Dov'è? Sì, il catodo, il cazzo, non il catodo. La griglia G2 dov'è? Dove sul pedino 6? Quindi è questo pedino 8. Infatti è scollegato, è lui che devo portare qui. A questo segnale qua. E come ci arrivo? E ci devo arrivare per forza con un cazzo di filo. Eh sì, ci devo arrivare con un filo. Ci viene in aiuto il cavetto telefonico trovato buttato per strada, che io attaccherò qui. Ora io glielo aggancio lì. Questo condensatore sta sotto, nascosto. Le modifiche sono tutte reversibili, quindi mi sta bene. Ed ecco il nostro G8 de merda, e l'ho attaccato lì. Ora questo deve andare a lui, ma ci deve andare quando glielo ficcherò, quindi lascerò il cavetto un po' lungo e lo farò passare attraverso questo foro di massa e glielo ficco lì, me lo tiro fuori. Abbiamo detto, abbiamo messo questo condensatore tra massa e griglia G2 del Compact Strons finale audio, e questa stessa tensione la useremo per la griglia G2 della valvolina F80 della nostra modifica. Qui abbiamo anche aggiunto un condensatore qui tra piedino 5 e 9, che poi è l'1, quindi anodo e massa, perché questa è la massa che dovremo collegare alla massa, per aumentare leggermente il guadagno. Quindi adesso io devo girare il circuito, devo circuire il circuito. Pesa un quintale questo trasformatore. Qui abbiamo il cavetto che abbiamo appena saldato, che è uscito fuori. Ci provo, ho stagnato il filo di massa che collegherò, tanto so già che cadrà a terra. Ora devo sciogliere quello stagno vecchio di 300 anni, per fortuna non è ROHS, e adesso gli attacco questo filo che sarà la massa. Ah no, ma che coglione che sono, la massa l'ho già preparata io qui, ho già una resistenza da cui taglierò il cazzo. È una resistenza del cazzo che io, Fidel Castro, che gli attacco la massa. E quindi ecco fatto, ho castrato una resistenza che aveva un valore fuori norma, fuori standard, fuori specifiche, fuori dai coglioni. E quindi io la massa gliela attaccherò qui, adesso che ficcherò qui ho il segnale. E l'anodo me lo metto nell'anodo e me lo metto qua al pedino 8. Quindi ora spello questo filo e gli attacco la nodica. E tutte queste modifiche sono veramente un macello. Saldiamo, stagniamo il filo, dopodiché glielo ficchiamo. Ok, possiamo saldare l'anodo, la nodica. Va bene, perfetta così. Ed ecco il nostro adattatore, adesso è, diciamo, semifisso. Io posso rinfilare un po' di questo filo all'interno. Ci riesco? Forse devo bestemmiare. 2, 3, 4 e 5. Li ficco. Perché questo condensatore mi sta in mezzo al cazzo? Come lo devo mettere? Non mi ricordo più. Vado a vedere lo schema. Quindi se questo sotto è il pin 1, quello sotto è il pin 1. Ah, ecco, ora sì, prima l'avevo messo girato a cazzo. Ora io questo coso di massa glielo abbasso giù e glielo attacco lì. Faccio una bella saldatura e chi si è visto si è visto. Così abbiamo anche la massa presa in un punto come si deve.
con una bella pallazza di stagno di merda, di quelle che piacciono a noi. Ora qui abbiamo la massa ficcata, l'analodica collegata, la nodica anale. Mi tiro il filo bianco da sotto, vediamo cosa è successo. Ora io questa tensione me la tiro un pochetto, me la passo così, tranquilla, sotto qua, così non rompe il cazzo, non dà fastidio, soprattutto non rompe il cazzo. Ecco, questo non tocca sotto perché questi sono sollevati, ho già verificato, e quindi ci siamo. A questo punto, se io comincio a collegare dei cavi audio come si deve, invece di sti cavi a coccodrillo del cazzo, dovrei anche avere molto meno rumore di fondo. Ma prima di fare collegamenti più o meno definitivi, io riprovo con i cavetti volanti, stacco il saldatore, perché non si sa mai, ho fatto qualche cazzata, adesso scoppia tutto, cosa che sicuramente accadrà. Quindi io adesso qui spengo, ficco la spina, abbiamo le anodiche insieme. Dove cazzo è finita la spina? Qua è un culo al saldatore che casca a terra, no, casca sullo stagno, vaffanculo. Ma perché sono un imbranato? Ok, questo lo ficco qua e accendo, vediamo che cazzo succede. Attenzione, ho acceso filamenti, bene, è un buon segno quando ci sono i filamenti che si accendono. Siamo ancora con la possibilità di ottenere del discreto fumo. Ma qui ho audio forte. Ma qua fa troppo rumore. Com'è sta storia? Vediamo se diminuisce. No, qualcosa non va. E ho scoperto il problema. Si è staccato un maledetto filo. Dove cazzo sta? Dove cazzo sta? Qua. Lo vedete questo filo nero del cazzo? Si è staccato questo filo del cazzo, che è la massa al potenziometro del volume. Ma vaffanculo, va. E dopo aver risolto l'ennesimo cazzo in culo, vediamo se il Raspberry si è bloccato di nuovo. E accendiamo. Ho ricollegato le due griglie nello stesso modo, in parallelo tra di loro, le due G2. Piedini 8 delle rispettive valvolazze. Ora vediamo. È come al solito. Ci si mette il Raspberry. Ci si mette stu cazzo il Raspberry. Ovviamente si è piantato. Vaffanculo. Vaffanculo. Perdiamolo di nuovo. Sto merda. Vediamo se parte qualcosa. Ora si sente un bel rumore di ronzio di amplificazione. Vediamo se va bene. E poi c'è questo schermo che si stringe, mi fa venire i nervi. I nervi vi fa venire. Ho i nervi a palla. Andiamo su NHK World. Vediamo come cazzo si sente adesso, eh? Perché il cazzo si è rotto. President Joko Widodo. Ok, si sente distorto, quindi non va bene, quindi revert della modifica. Ennesima riprova. Va bene, me lo tengo così. At least no snow's forecast in the area for the rest of the week. We've talked about some rain possibilities, but not. Adesso much ci vogliono i cavetti schermati, però. At least we say farewell to some of the snowier conditions for this week. We are seeing some pockets of snow possibilities in places like the Scandinavian Peninsula as we go forward in time. But looking at mainly a rain forecast for those located anywhere from Stockholm into Moscow. Berlin Lincoln is around the high of 10, a little bit of a dry spot from Paris to Vienna, high of 10. Direi che si sente bene, non è al massimo del volume adesso, posso anche alzare. Si sente bene, è silenzioso, è comodo, va bene così. That's all for this edition
Yoshio Gasuara in Tokyo. Thanks for tuning in. Va bene, quando alzo si sente un po' di rumore di fondo, ma sicuramente è perché non ho ancora i cavetti schermati. Ora, in tutto questo marasma di scatole Ikea cazzate che mi ritrovo in laboratorio, cagate e tonnellate di cagate ovunque, non riesco a trovare due cazzo di cavi schermati per fare il collegamento. Bakin Shoujo is also eager to sacrifice herself if it is for the sake of her father. Eh già. C'è sempre un minimo di ronzio di alternata, ma yes. Va bene, questo è il volume massimo. Yes, yes. No choice. He have no choice. Meraviglia, anzi merdaviglia. Assolutamente merdaviglioso. Trasformatore di riga freddo, audio, modifica, valvola audio, cavi volanti, purtroppo avevo solo questo recuperato da questa roba che ho tagliato per ricavarne delle parti, tutto di recupero. Adesso vediamo se riesco a far uscire questi cazzi in qualche modo dal di dietro di questo senza rovinarlo, anche se insomma lui è già stato rimesso insieme con lo sputo e perché era sfondato, completamente spaccato, e allora l'ho rimesso insieme irrorandolo di vinavil e pressandolo con della plastica. Sono riuscito a rimettere insieme i pezzi e devo dire che non è niente male. Oggi è l'indomani di ieri, ieri era l'altro giorno prima di oggi, mentre per voi è lo stesso giorno perché state guardando questo video mentre io mi faccio qua i cazzi miei, e voi guardate e dite: ma oggi è ancora oggi? No, è ieri, cioè per voi è oggi ma per me è il giorno dopo, quindi è domani. Sono avanti nel tempo rispetto a voi perché devo raccontarvi le vicissitudini. Ieri ho acceso e ho tenuto acceso, mi sono guardato pezzi di documentari, a un certo punto l'immagine ha fatto plup ed è andata su di mezzo schermo. E allora io, come si conviene a un tecnico, ho cominciato a bestemmiare le divinità in generale, perché mi sono detto: ecco, si è fottuto qualcosa, condensatori, valvole. Sono andato a dormire bestemmiando, pensando e sognando schemi elettrici, ma poi mi sono detto: ma non è che è il Raspberry che mi rompe il cazzo? Come vedete ora, immagine perfetta, è acceso da adesso, perché l'ho accesa adesso, però è stato acceso un po' prima. E quindi ho detto: ma proviamo un'altra fonte di ingresso video, e ho collegato questa telecamera e si vedeva perfettamente. E allora mi sono detto: è il Raspberry del cazzo. Quindi ho cominciato a toccarlo, a vedere, e toccando l'alimentazione si riavviava, era tutto smerdato. Ho reinstallato un'altra distro, partiva, si vedeva perfettamente, non riuscivo a configurarla. Ho reinstallato un'altra distro ancora, la LibreL che va messa alla 9 punto qualcosa del cazzo, perché la 10 non è supportata per il motivo che vi ho detto forse già prima. E fatto sta che, vediamo, l'ho toccato, che cazzo succede? Niente, funziona, sto coso funziona. Fatto sta che il micro USB, non solo la SD card ha problemi di falso contatto, ma anche questo merdoso connettore, la Raspberry Foundation di merda, vi dice: ah, dovete usare un alimentatore almeno da 2,5 ampere, perché sennò succede l'under voltage. Infatti qua mi compariva il simbolo del fulmine, che significa, ha la significanza che sta calando troppo la tensione dei 5 volt. E mi sono detto: ma come cazzo è possibile? L'alimentatore che usavo è da 2 ampere. Allora ho messo questo da 2,5. Stessa cosa.
Allora mi sono detto, sai che c'è? Vaffanculo all'alimentatore, il connettore micro USB, lo alimento direttamente saldando, come ho fatto, saldando i fili qui. Chi è? Ho saldato i fili. Il filo esterno, questo qua, è il negativo, e il filo vicino a questa specie di fusibile giallastro è il positivo. Gli sto dando 5,1 volt e non ho più avuto nessun problema. Il simbolino del cazzo non è mai più comparso, e tra l'altro posso anche, come vedete, l'ho maneggiato e lui funziona. Quindi era un problema di connettore micro USB. Allora, perché la Raspberry Foundation mi dice che devo usare un alimentatore minimo da 2 A? Perché sono delle merde idiote. Perché io ho misurato l'alimentazione, ho misurato la corrente a carico e non ho mai superato 1 A. Dovete usare un alimentatore da 2 A per compensare le cadute che si hanno su questo merdoso connettore micro USB, maledetto chi l'ha inventato e maledetto chi continua ancora oggi a usarlo. Detto questo, adesso funziona, il video si vede bene, sono passato al cercare di richiudere in modo sano questo televisore, ho rimontato tutto, ho messo sotto il mobile c'erano queste viti, il che vuol dire grattare sui tavoli, e ci ho messo sotto questi pad. Evidentemente queste viti tenevano dei piedini che non esistono più, ma va bene così, prima o poi li rimetterò. Ora qui ho fissato il PCB, qui è tutto freddo, proprio freddo, la regolazione direi che è ottimale. Adesso qua ci sono 7 viti da mettere, io 7 viti le sto cercando dentro il mio ricettacolo di viti, e come vedete trovo anche delle viti che sono simili a quelle che usa lui, tipo questa, tipo le altre all'interno, e quindi sono tentato di usare queste, ma non sono per il legno. Ora ne ho diverse e le metterò da parte perché sono viti che si usavano un tempo. Invece ho usato le viti originali praticamente, perché hanno il taglio, quindi sono stati molto clever, sono stati molto intelligenti e smart, oserei aggiungere, e c'è il taglio, quindi c'è la possibilità di usare un cacciavite umano normale, e il TV è chiuso. E adesso io ho fatto questa cosa, ci ho messo un pad di feltro e ci blobberò della colla a caldo su cui appiccicherò questo, e vaffanano, sono a posto, perché non attacco sul metallo, attacco sul feltro, è una cosa reversibile, e finché non trovo dei connettori migliori, ma qualcosa mi dirà che rimarrà per sempre così, per sempre. Creiamo il blobbone, creo un blobbone di collone a caldone, nero e brutto a vedersi, è un trogiagio, sto creando un vero trogiagio, ecco, colla a caldo ovunque. Ora io la metto qua, poi questo glielo spiaccico lì, ti è, scottandomi, ti è, tiene, non tiene, ma chi se ne fotte, un po' tiene, io contribuisco a fare schifo. E adesso entriamo in quella maledetta fase in cui avete riparato una cosa, funziona, la richiudete e non funziona più. E poi allora dovete riaprirla smontando tutte le viti e funziona. E poi la richiuderete e non funziona più. E quindi adesso dobbiamo effettivamente provare se stiamo in questa fase oppure no. Chiedo scusa per i movimenti di camera che mi dicono essere a volte fastidiosi e opprimenti. E lo so. Però purtroppo io sono fatto così, io faccio così e ecco, adesso però è comodo ficcare questi connettori, guardate che bello. E vediamo se si verificherà l'evento che vi ho appena descritto, e cioè che un oggetto riparato, aperto, funziona e poi lo richiudete e non funziona mai più. Ah, io lo so già che sarà un disastro. Disaster. Sento l'audio che è già un bene. Ah, invece sta funzionando, dai. A questo punto scassiamo tutto installando un plugin. Un add-on che ho provato 2 ore fa a installare, ma ovviamente cosa succede? Va via internet e quindi non ho potuto installare un cazzo. Qui non vede una minchia. Video add-ons. Me li ha di questi propri add-ons? Niente, non me lo fa. Ah, proprio io. Ma è possibile? Oh, roboi.
Andiamo direttamente su NHK World, che sappiamo che funziona. Se ci andasse, NHK Live. Fai install, sì, install. E adesso, pregando che non accadano altri difetti di qualche tipo, io il televisore l'ho chiuso, l'ho messo qua. Funziona bene, si vede molto bene. Wow, veramente ok. Adesso posso anche attaccare e staccare la tastiera dal connettore USB senza resettarlo, perché gli arriva l'alimentazione saldata sui fili, e quindi non ho più problemi. E soprattutto creare lo swap file lo aiuta molto nella velocità. Devo dire che funziona un poco meglio, sì. Però io non lo tocco più, ho i programmi, ho la TV giapponese, sono contento così. With the introduction of the Shinkansen line, visitor numbers are expected to increase, causing an economic ripple effect throughout Fukui Prefecture.